Amici di Vano Varavà, ben ritrovati a Quattro Chiacchiere Con. È un piacere avere insieme a noi Paolo Esposito, responsabile del marketing e commerciale del Novara Football Club. Ben arrivato, Paolo. Grazie per l'invito. Prima di parlare della tua mansione attuale, torniamo un attimo indietro. Com'è nata la tua passione per il Novara? Beh, la mia passione è nata da ragazzino a 14 anni, 15, ho iniziato in questa curva, la curva nord che è sempre nel mio cuore. Ho iniziato a venire con gli amici, i genitori di amici e da lì è nato la mia passione. Di fatto che sono entrato proprio nella curva con la famosa legione che conoscete tutti, dall'inizio guardandola da dietro e poi facendone proprio parte direttamente. Da lì nasce l'amore per questa squadra, per la squadra della nostra città. E come sei entrato poi in un secondo tempo, come stai Sì, poi dicendo, a far parte? nel 2007 con l'allora proprietà. Sono entrato perché cercavano una persona per il marketing commerciale, come la società non era ancora strutturata nel modo serio, diciamo così. Ci fu un annuncio sul Corriere di Novara e io per scherzo, proprio per gioco, mandai il mio curriculum perché facevo questo lavoro per un'azienda qua del territorio, e da lì mi chiamarono e iniziò così la mia avventura nel Novara. Responsabile marketing e commerciale, cosa si Partiamo dalla parte tratta? Ecco. commerciale. La parte commerciale è tutti i contratti con tutti gli sponsor, quindi dalla stipula e al mantenimento degli stessi, perché è importante mantenere negli anni i buoni rapporti, perché poi così tutti gli sponsor, poi come è successo dal 2007, stanno con te perché si crea veramente un rapporto proprio personale, tra l'altro anche di amicizia con alcuni sponsor. E marketing è tutta la parte marketing, quindi tutte le iniziative che possono essere del merchandising, dalla creazione della maglietta, come è stata fatta tra l'altro 2 giorni fa, e da tutte le iniziative dei tifosi, la campagna abbonamenti, insomma, un insieme di tante cose che raggruppano la parola marketing. Tu arrivavi dal Novara Calcio, quest'anno, come tutti sappiamo, si chiama Novara Football Club. Cosa ti ha convinto a sposare questo progetto? Beh, è stato molto facile il fatto che amo questa, sono tifoso, lo facevo da 13 anni, quindi è stato semplice. Infatti ringrazio ancora il presidente Ferranti per avermi dato questa possibilità, che siamo conosciuti, se non sbaglio era il 9 settembre e da lì sono stato preso nella nuova società. Ecco, col, diciamo, vecchio Novara hai sempre affrontato campionati professionistici. Quest'anno in Novara sappiamo tutti che gioca a livello dilettantistico. Cosa cambia nell'ambiente Ma lavorativo? sinceramente niente, perché il Novara Football Club è strutturato come una società professionistica, quindi sinceramente la differenza è solo sul campo quando veniamo allo stadio, ma neanche, perché sapete benissimo chi viene allo stadio non si percepisce neanche la Serie D, neanche dagli spalti, proprio per questa struttura della squadra, sia a livello lavorativo, quindi tutti noi dirigenti, gli uffici, al campo dei giocatori, quindi è la stessa cosa. Nel 2011-2012 Novara, come ben sai, ha giocato in Serie A. Che annata è stata per te, sia da tifoso che anche a livello lavorativo? Beh, a livello lavorativo è stato bellissimo perché ho affrontato per la prima volta un altro mondo, perché la Serie A è veramente un altro mondo e quindi tante nuove conoscenze, tanti stimoli nuovi. Lavorativamente parlando è anche stato molto più facile perché la gente ci chiamava parlo in questo caso degli sponsor, ci chiamava per fare la sponsorizzazione, quindi non dovevi neanche andare tu a cercarla. E infatti abbiamo riempito tutto perché quell'anno lì è stato veramente una cosa strepitosa. Sul campo un po' meno, come sappiamo, visto che siamo retrocessi, però ecco, un aneddoto è questo, che io siccome avevo
questo ancora dentro di me, la curva, ma che fondamentalmente c'è ancora, no? Dentro di me, io cosa ho fatto? Nelle trasferte, molte volte sono andato in curva, quindi l'ho vissuta ancora da tifoso, perché io in trasferta, in teoria, io, il mio ruolo in trasferta non devo lavorare e quindi vado in rappresentanza. E cosa facevo? Facevo finta di non andare, ma fondamentalmente poi andavo con i ragazzi della curva e mi divertivo, quindi l'ho vissuta un po' da tifoso come i vecchi tempi. Dopodiché mi hanno visto, mi hanno detto: senti, in curva forse è meglio che non ci vai più. Parlando del Novara attuale, di questo campionato, qual è la partita che più ti è piaciuta? Beh, forse quella della svolta, quella col Casale, perché da lì è iniziata la nostra cavalcata ai primi posti, e poi soprattutto è stata una. Beh, anche col Casale, ma anche col Varese, è iniziata da lì forse perché l'abbiamo ribaltata e vinta negli ultimi minuti, quindi direi queste due partite qua. E poi soprattutto, e torno ancora al fatto del tifoso, ho detto Casale perché l'esultanza di Dardan sotto la loro curva è stata fantastica, e quindi per questo motivo mi è venuto subito Casale, tutte e due, Varese e Casale, anche per la rivalità che poi c'è comunque tra le tifoserie. E se invece ti chiedo una partita magari da dimenticare, che vorresti rigiocare? Sicuramente quella dell'andata con la Sanremese, che è stata la prima sconfitta, e tra l'altro anche lì diciamo che non abbiamo avuto questa grande accoglienza proprio da parte della società, anche perché loro strutturalmente, anche sullo stadio, avevano dei problemi, e quindi abbiamo avuto un po' di problemi anche logistici nostri, e quindi quelle poi sul campo abbiamo perso, quindi quella lì sicuramente. Una partita anche molto nervosa, gli ultimi 10 minuti, quarto d'ora, non si giocò praticamente nulla. Certo, sempre a terra loro, infatti è stata veramente, ci hanno fatto innervosire a tutti, proprio il comportamento anche loro sul campo, e ripeto anche sulla loro società, in alcuni frangenti diciamo che non è stata una bella accoglienza. Attualmente Novara ha 6 punti di vantaggio sulla Sanremese seconda. Credi che potranno bastare da qui alla fine della stagione? Penso, adesso di dirlo adesso facciamo gli scongiuri, ma penso che diventeranno, spero, penso che diventeranno magari anche qualcosina in più. L'auguriamo tutti, magari già da domenica. Ecco, che Infatti, Sanremese ti aspetti? Una Sanremese scorbutica come quella dell'andata? sicuramente, anche perché loro devono fare la partita della stagione, loro devono venire qua a vincere, perché sennò per loro è finita. Quindi verranno con quell'intento, verranno sicuramente. Potrebbe essere una partita come l'andata, anche per la gestione loro in campo, diciamo, ma sicuramente siamo più forti noi. Poi il campo dice tutto, e soprattutto negli anni noi ne abbiamo visto di tutti i colori da questo punto di vista, quindi, ma sono fiducioso, molto fiducioso, e anche i ragazzi comunque lo sono. Il tuo messaggio agli amici di Vanno Varavà e a tutti i tifosi azzurri? Beh, di venire sicuramente domenica, in massa, anche per la promozione che abbiamo fatto, e di seguirci sempre di più, anche perché con l'entusiasmo si crea un'onda che può veramente essere devastante su tutte le cose, come è stato anni fa, penso che prima hai tirato fuori quel campionato. Anche anni fa successe la stessa cosa, quindi l'entusiasmo ha creato veramente un'onda che ha travolto tutto, proprio in tutti i settori, e con l'appoggio anche naturalmente della tifoseria, di tutti i tifosi. Quindi spero che diventi la stessa cosa già da domenica. Ecco, detta di molti tifosi, questo Novara assomiglia un po' a quello della doppia promozione, come tu hai appena detto, del Sì, 2009-2011, facendo tutti i rituali scaramantici. Tu che la certo. vivi nel quotidiano, vedi ancora Sì, quell'ambiente, quel clima? l'ambiente del gruppo, proprio ieri sera che siamo stati con alcuni ragazzi ospiti in un club, dicevo proprio questo, che questo gruppo mi ricorda molto quel gruppo là, proprio per l'affiatamento che hanno loro e in campo, e che si è creato con noi. Quindi siamo veramente tutti una famiglia,
dai giocatori a noi, al presidente, siamo molto uniti e questa è la carta vincente sempre nel calcio ed è quello che successe anni fa e che in questo momento veramente sembra la stessa cosa, sono veramente uniti sia dentro che fuori, ma anche noi siamo uniti dentro e fuori, sia noi proprio come negli uffici, ma con loro, con i ragazzi della squadra. Infatti molte serate le passiamo anche insieme. Quattro chiacchiere con termina qui. Ringrazio Paolo Esposito di essere stato in nostra Grazie a compagnia e voi. ti faccio un grosso in bocca al lupo.